Come ultima risorsa, può succedere che il dentista si veda costretto ad estrarre un dente instabile, troppo deteriorato o frantumato. Allo stesso modo, si può effettuare l'estrazione nei bambini che presentano un accavallamento dei denti con l'obiettivo di far spazio nella mandibola ai denti definitivi. Dopo questo intervento chirurgico, è importante seguire i consigli medici al fine di ridurre gli effetti post-operatori. Per cominciare, deve seguire tassativamente la prescrizione medica. Non assuma mai delle aspirine, giacché questo farmaco possiede un effetto anticoagulante e potrebbe produrre un sanguinamento maggiore. In caso di piccole emorragie, collochi tra i denti una garza umida per 30 minuti, evitando i movimenti di aspirazione che non faranno che aumentare l'emorragia stessa. Dopo l'estrazione, la guancia potrebbe gonfiarsi leggermente. Per far diminuire l'infiammazione, si consiglia di applicare una borsa di ghiaccio sulla guancia, proteggendo la pelle con un panno o un fazzoletto. Eviti assolutamente il consumo di tabacco ed alcol. Per 3 giorni l'alimentazione dovrà essere semiliquida e converrà non masticare dal lato dell'intervento. Potrà comunque spazzolare i denti normalmente nel resto della bocca. I risciacqui orali dovranno cominciare sin dal giorno dopo l'estrazione. Durante la prima settimana potrà pulire la zona interessata con uno spazzolino post-chirurgico. Dopo circa 2 settimane potrà tornare a spazzolare normalmente la totalità dei denti con uno spazzolino preferibilmente morbido e continueremo con i risciacqui. Alcuni prodotti complementari, come ad esempio il gel, potranno essere prescritti dal dentista. Dopo l'estrazione, il dentista consiglierà un piano di trattamento atto a sostituire il dente assente. In effetti è importante ricordare che l'assenza di un dente porta a destabilizzare altri 7 denti nel breve periodo. La ringraziamo della sua attenzione.